Quali sono i compiti del primo soccorritore? Prima di tutto si deve valutare la vittima, poi, in caso di situazione allarmante, attivare il pronto soccorso e arrestare l'eventuale emorragia esterna. Cosa si deve fare se la vittima ha gravi bruciature da fuoco? Proteggere ferite e ustioni. E se non ci fosse il fuoco? In generale, preservare la vittima da possibili rischi. Qual è il consiglio più importante che mi dai? Sicuramente non fare azioni inutili o dannose.